Fabio Celenza, questa sera tenuta a Micoli per una serata davvero divertente, abruzzese, sei tornata a casa. Ecco la domanda più banale, ma come ti vengono, insomma, al leader coreano di farlo parlare in una determinata maniera? E poi soprattutto questi dialoghi, da dove ti nasce questa cosa? Perché è un dono, chiaramente. Io la notte vengo addotto dagli alieni, dai grigi, che mi suggeriscono queste parole che poi io metto in bocca al leader coreano. Non lo so, viene da un problema, Ho un problema. da Senti, non ascoltare le persone quando mi parlano, forse, non lo so. ecco, anche una buona tecnica. Senti, per la regina Elisabetta gli hai mandato gli auguri, insomma, so che in questi giorni c'è stato un grosso giubileo. Vi siete sentiti? Perché ogni cosa che succede riguardo la regina mi avvisano. Io non seguo molto l'attualità, è l'attualità che mi segue, e quindi poi la regina fa il compleanno, io seguo un po', diciamo, le vicende del mondo. Invece con Tyson, come siete messi? Tu hai fatto pace col Papa, che è successo poi di preciso? Tyson c'ha un po' un carattere, no, il Papa c'ha il carattere, c'ha un po'. Papa è un po'. È più uomo che spirito. Beh, anche va bene, sì, del resto. Dio, dovrebbe essere forse più spirito, no? Dovrebbe, brava, Bro, dovrebbe. Pure Battiato lo dovrebbe. diceva, di Papa Francesco. Senti, tornando un attimo seri, programmi per la prossima stagione televisiva, sarai sempre, insomma, ospite di Zorro. Raccontami un po' come andrà l'anno Ma prossimo. in realtà quest'anno ho saltato io Ah, erano il. registrati, vabbè, però vanno sempre bene. Non lo so, vediamo, boh, non lo so, io come viene lo prendo. Ecco sì. Nel dubbio fra Paola e Patrizia? Se ci sono almeno due Paole, allora prendi le coriste. C'è quello per la coda e tira i polli. C'è quello per i polli e tira la coda di ferro. Quando la pipa sembra qualcosa? E sembra che la cosa pipa.